Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole». E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Carissimi fratelli e sorelle, in questa festa di Pentecoste abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, Vangelo che parla di un saluto, è Gesù che saluta i suoi dando delle indicazioni molto concrete, l'abbiamo visto: chi mi ama osserverà i miei comandamenti, chi mi ama ascolterà la mia parola, poi la promessa dello Spirito che farà capire alla Chiesa tante cose dette da Gesù. Tuttavia è un discorso di addio, è un discorso che viene fatto prima della passione, morte e resurrezione del Signore. Oggi noi però lo dobbiamo leggere alla luce di quella che è la nostra storia. Noi siamo membra vive della Chiesa e viviamo l'epoca dello Spirito. Siamo coloro che, aiutati da questa presenza continua che è lo Spirito Paraclito, dobbiamo quotidianamente cercare, sia come individui, sia come individui che fanno parte di una comunità, perché poi Gesù si rivolge sempre ad un voi, anche se ovviamente questo voi è una composizione di tanti chi, cioè di tante individualità, sia come Chiesa che come persone dobbiamo cercare nella nostra esistenza di vivere questa dinamica di amore con Dio e di comprendere che rispondere al suo amore, prendere atto del fatto che Lui ci ama, è cercare di vivere la sua parola, di vivere questa intensa relazione con Lui provando a osservare i comandamenti, osservare la sua parola e fare nostro quel messaggio del Vangelo che il Signore dona ai Suoi, dona alla sua comunità, dona a coloro che vogliono far parte della sua comunità. Questa è la grande esperienza nella quale noi oggi viviamo. Allora, come credenti, per capire bene questo brano, è bene renderci conto che non è una realtà da chiedere continuamente o da attendere, ma quella dello Spirito è un'epoca da vivere. Noi siamo già immersi in questo momento felice che è la vita nello Spirito che il Padre per il Figlio ci manda. Allora chiediamo al Signore di vivere bene questa festa, di comprendere il valore grande di questo nostro rapporto con Lui, ma anche il momento importante della nostra storia, della nostra vita di comunità, della nostra vita di popolo di Dio, che è quello nel quale noi siamo, cioè l'epoca nella quale i credenti provano a mettere in pratica la parola del Signore Gesù, coadiuvati dalla forza del Paraclito. La Pentecoste ci faccia questo dono e riscoprirci amici di Dio ci aiuti poi a produrre quei frutti buoni degli ascoltatori della parola. Buona domenica.